giornata di lavoro proficua nel centrodestra, stiamo vagliando diversi nomi per i candidati sindaco per le grandi città che vanno al voto. Sono molte le proposte interessanti sul tavolo, ci vedremo già in settimana di nuovo, lavoriamo spediti per proposte definitive che arrivino nel minore tempo possibile per avere il tempo di raccontare ai cittadini che vanno al voto nella prossima primavera squadra, programmi e personalità che guideranno quelle squadre. Abbiamo parlato ovviamente anche del governo, di un maggiore coordinamento del centrodestra nelle aule parlamentari per cercare di chiedere al governo attenzione su proposte sensate che il centrodestra ha fatto in questi mesi, soprattutto se confrontate con le proposte e le risposte poco sensate che la maggioranza di governo ha messo in campo. Continueremo a fare la nostra parte, ma ovviamente non vogliamo essere considerati corresponsabili di misure che non sono arrivate e di risposte che non sono arrivate su troppi temi importanti. Primo fra tutti penso al tema dei trasporti, perché chiediamo di chiudere i ristoranti e i locali quando migliaia di persone, milioni di persone ogni giorno vengono stipate su mezzi di trasporto, perché il governo negli ultimi 4 mesi, pur sapendo che ci sarebbe stata una seconda ondata, non ha fatto assolutamente nulla.